Buongiorno, siamo tornati, sono tornata. Riusciremo oggi? Riusciranno i nostri eroi? Finiamo questa pagina, questa. Quindi, che cosa ci mancava? Dovevamo mettere le decorazioni. Adesso giro perché altrimenti non vedete nulla, anche se magari ve lo ricordate. Qui e qua, intanto. E ho scelto alla fine queste, le due tag grandi che ci sono alla fine nella copertina. Ovviamente ho scelto di usarle da questa parte. Quindi prendo la mia taglierina. Ho dovuto necessariamente fare lo spazio perché ieri pomeriggio ho deciso di fare il presepe. Perché poi andrò a lavorare, tutto, vabbè, ho deciso di fare il presepe. E quindi ho deciso di fare il presepe, quindi ho dovuto, il mio presepe è abbastanza grande, ho dovuto prendere, o svuotare uno scaffale della libreria, come faccio tutti gli anni, e metterlo, e le cose nello scaffale ovviamente le ho dovute mettere altrove. Quindi alcune cose le ho dovute mettere qui, ma giusto la macchina da scrivere, perché quella è la prima cosa che ho pensato di salvare, ovviamente. E quindi ho dovuto fare spazio. Abbiamo guadagnato spazio. Allora, prendo le mie misure. Io credo che sì, se taglio questa misura sarà perfetto, quindi lo faccio. E questo dovrebbe, esatto, andare così. Ta-ta. Bello. Mi piace. Mi piace anche se aspettate. Mi piace così, deve stare meglio che stia così, perché è tutto orizzontale, quindi così, sì, così ha più senso. Quindi lo vado subito a incollare, così non perdiamo tempo e vi ricordo che terminato poi questo, dobbiamo iniziare l'ultima pagina, quindi il fronte dell'ultima pagina, e devo dire che ancora non ci ho pensato come farlo. Ma qualcosa mi verrà in mente. Allora, volevo perché fare qualcosa con l'acetato di nuovo, però perché nell'ordine che ho fatto c'era ho ordinato dei fogli in acetato. Oltretutto dovrebbero essere, se non ho letto male, in A4. Stamattina dovevano arrivarmi i miei fantastici prodotti, i miei fantastici ordini, ma mi è arrivata una mail dal corriere. Ieri me ne è arrivata una dove mi si diceva: guarda, domani ti consegniamo tutte. Io felicissima. E quindi già mi immaginavo che adesso faccio cose. Stamattina alle 8:30 ho controllato la posta e mi è arrivata un'altra email. Con le scuse del corriere, ovviamente, scuse, nel senso era un'email preconfezionata, un'email automatica, comunque con le scuse, con scritto: ci dispiace, ma oggi non riusciremo a consegnarti i prodotti nella data che ti avevamo annunciato, cioè oggi. E quindi, niente. E quindi intanto facciamo questo, pensiamo alla struttura e poi, non lo so, passeremo, faremo altro, farò altro. Quindi finirò il presepe magari. Quindi facciamo anche questo, quindi ritagliamo anche questo. Spero sempre che l'email si sia sbagliata, visto che sono email automatiche, che alla fine me ne rimandi in un altro dove mi confermano la consegna di oggi, ma
A questo punto dubito fortemente. Oltretutto è arrivato come mittente dal corriere di qua, di dove vivo, di qui. E quindi mi dico, perché ieri quando mi hanno annunciato che mi avrebbero mandato il pacco era il corriere internazionale. Così. Invece oggi è proprio quello lab di qui, di Pesaro. E quindi dico, se ce l'hai tu in magazzino, perché non me lo consegni? Però non lo so, ammetto che forse gli doveva arrivare, forse hanno avuto problemi con lo smistamento, non lo so. Io mi auguro sempre che a un certo punto questa mattina suoni il corriere per consegnare il mio pacco, ma ammetto che non credo. Invece, visto che c'è stato il Black Friday, cosa ho fatto? Adesso intanto che incollo ve lo dico. Il mio compagno mi ha mostrato un corso scontatissimo di Shodo. Lo Shodo è l'arte della scrittura giapponese, se non lo sapevate. Shodo, si chiama Shodo. Non mi chiedete cosa voglia dire, vorrà dire scrivere. Non lo so. Comunque, su Domestika io ho visto parecchie volte la pubblicità, ma sinceramente non ero mai andata a vedere neanche dei corsi, però ieri me l'ha mostrato e visto che era veramente scontato, cioè il corso costava 9,90 euro, ho deciso così di comprare il corso. Quindi penso che il corso sarà molto semplice, no, non lo so neanch'io, eh. Però, ecco, tanto che parlo qui, rimettiamo un po' di colla e quindi niente, adesso devo iniziare a guardare bene. Ho guardato soltanto la prima lezione, dove comunque era un'introduzione all'insegnante, spiegava che cosa faceva, chi erano da dove si era ispirata, quali erano i suoi punti di riferimento. È una donna. E adesso devo capire dove poter trovare il materiale necessario, perché devo comprare gli inchiostri, quelli che usano loro, pennelli per la scrittura, cose varie. E ammetto che sono emozionata per questa cosa. Anche questo è fatto così, mi piace. Mi piace. Quindi abbiamo questo. Ops. Adesso sistemiamo. Quindi abbiamo questo così, da questa parte. Questo, mamma mia. Questo così, da quest'altra, in questa maniera, ok? E quindi questo per il momento abbiamo detto che va bene così, perché questo qui lo lasciavamo così, poi eventualmente vedo quando mi arrivano questi abbellimenti, queste cose, se posso farci qualcosa. Poi quindi questo lo chiudiamo già, in modo che non dia ulteriormente fastidio. Così, ok. Poi dovevamo mettere, mo che ci siamo, questi e finire di fare il retro di questa tag. Ah, questo l'ho messo qui, è la nostra decorazione, la nostra rilegatura, parte della nostra rilegatura, la decorazione per la rilegatura. Quindi, che cosa vado a fare adesso? Vado a prendermi del cartoncino nero.
forse ce ne ho qui un pezzo. Sì, è un po' rovinato, ma io userò la parte sopra. Quindi del cartoncino nero, qui spostiamo tutto. Questo quant'era? L'avevo fatto, non era 21, l'avevamo fatto leggermente più piccolo, se vi ricordate. Sì, infatti è 21 e 8. E 28, scusate. 28 perché... per 19. Quindi, tanto questo è rovinato, faccio così. Allora, prendo la mia taglierina. Intanto vado a tagliarmi il mio 28. È assurdo perché ho liberato spazio, comunque non ci sta. Comunque non ci sta. Allora, ok, così. Vedete, qui deve essersi piegato, deve avere toccato da qualche parte, ma tanto io dovrei usare questa parte su, quindi poco importa. Vediamo. Vediamo se ho preso giusto la mia misura. No, come caspita l'ho tagliato? 19,8 invece che 28, di sicuro. Va bene, lo giriamo da quest'altra parte e risolviamo se riusciamo a tagliare nella misura giusta. E sì, devo aver fatto questo perché così era. Ritentiamo, saremo più fortunati. Siamo stati più fortunati. Ok. Quindi la fortuna assiste gli audaci e i fissi. Allora, come me, quindi 1, 2. Questo così. Lo incollo già e poi dopo taglio. Potrei fare anche l'ultima pagina, visto che ci sarà una pagina extra, perché comunque dovendolo relegare a spina di pesce, per dire così, poi ci sarà una pagina in fondo finale che sarà tipo il retro della copertina, e quella ovviamente dovrà essere decorata. Quindi magari la pagina completa di acetato la farò lì. Ok, quindi adesso vado a tagliare, sperando di tagliare dritto, ma dovrei tagliare dritto. Questa così si apre così. Qui ovviamente una decorazione andrà da questa parte e via. Ah, visto? Questo è sempre per fare il presepe. Invece di mettere la colla a caldo dove doveva andare, l'ho messa sul mio dito. Poi non paga, tra l'altro era da tanto che era accesa, quindi era veramente calda, quindi era veramente ustionante, ma non paga perché ci vuole essere un genio. Ho cercato subito di togliere la colla dalle dita come di solito faccio. Qual è stato il problema? Che
che oltre alla colla, si era, visto che era molto calda, si era già creata una bolla e quindi ho tolto tutto. E quando dico che ho tolto tutto e niente, adesso c'è praticamente il dito un po' così, un po' sofferente. Oh, mi basta per entrambi. Uno, due. Perfetto. Ok. Oggi vedete sono veloce, quindi devo pensare, questo di sicuro così perché mi piace, ok, e quindi lo mettiamo in quel modo, e poi devo scegliere il verso di questo. Anche se la mia domanda è no, non riuscirei comunque a fare. Non è la stessa decorazione, quindi no, è sopra e sotto mi pare, non importa. Quindi così. E quindi niente, adesso mi sono, l'ho tenuto un po' all'aria aperta, cioè l'ho così il dito. Poi vedevo che comunque toccavo, inciampavo e il segno, la scottatura è bella grossa, la scottatura, non c'è più la scottatura, c'è carne viva, nel senso che ho tolto tutto e quindi questo lo metterò da questa parte con le scritte, mi piacciono. E così. Abbiamo finito anche le due tag. Queste le abbiamo già decorate perché tanto avevo deciso di utilizzare queste parti di foglio. Quindi, adesso quello che dovrò fare. Così il mio bordino e poi facciamo un bordino qui sotto perché questo è un po' troppo. E così, bella, e be bella, e bella. E facciamo la stessa identica cosa qua. Quindi questo va bene anche come bordino, quindi allora, questi non penso che mi servano, quindi li posiziono nel mio trash basket, come si dice? Tankaya. È in thailandese, kaya trash. Ok. Quindi abbiamo fatto, quindi questo va qui, questa è la nostra rilegatura che rimane lì, così non la perdiamo, non rimane bella dritta, questo così, e abbiamo, l'ho perso, no, questo così, che va qua dietro, ok. Quindi questa parte, le cose da ultimare, queste vabbè, sappiamo già che le faremo in ultimo, le parti da ultimare sono state ultimate. Per quanto riguarda il retro di questa, dovevamo terminare anche il retro della nostra cascata. Utilizzerò sempre un foglio come quello che abbiamo utilizzato per la. Quindi utilizzerò questo che me lo sono preso, ma mi sembra che sia già abbastanza a misura e quindi l'unica cosa che dovrò fare è tagliarlo. Forse devo togliere un bordino, ma un millimetro, ma proprio un millimetro,
perché altrimenti è un po' troppo, arriva un po' troppo al bordo. Io voglio un millimetro dal bordo invece. Quindi così, perfetto, lo usiamo da questa parte. A questo punto io mi bevo un caffè e poi, finito il mio caffè, inizieremo a fare l'ultima pagina. Per questa pagina avevo comunque pensato di utilizzare l'acetato. Vediamo quello che combino. Allora, mi sono preparata delle strisce di 1 cm di lunghezza. E sono una, due, sono sei, tre, quattro, cinque, allora sono sei da 1 cm e una settima da 2 cm perché avrà una piega centrale. E poi queste sono quelle verticali. E poi me ne sono preparata una, due, tre, quattro, in realtà ne ho altre, quattro orizzontali perché voglio realizzare una struttura di questo tipo. Così. Ovviamente poi andranno doppie anche dall'altra parte, ma intanto pensiamo soltanto a questa parte qui. Poi, oltre a questo, mi sono ritagliata un foglio, una parte, ho preso un altro pezzo di carta da rilegatura. Adesso questo l'ho tagliata a 12 cm, ma me ne dovrebbero bastare 11. Però visto che è molto grande, l'ho dovuta tagliare la prima parte a mano, si nota. Quindi adesso mi andrò a ritagliare un pezzo da 21 cm per 11, perché voglio poi fare questo tipo di struttura qua. Quindi ricreare con queste poi, ricreare uno di quei pannelli che hanno loro, ok? Quindi intanto vado a tagliare. La prima cosa che farò è questa, quindi inserire la mia. Tra l'altro devo pensare, vabbè, sì, ne faccio solo un pezzo. Libera. Allora, vediamo perché veramente sto improvvisando questa cosa. Voglio fare una sovracopertina, diciamo così, della pagina e vedere cosa ne viene fuori. Quindi adesso mi taglio un pezzo da lungo o largo, come preferite voi, di 21 cm. E poi vado a rifilarlo, ovviamente, a 11 cm. Che sarà il mio un po' storto, ma 1 mm storto. Allora, sarà la base del mio pannello. Ok, ho rifilato proprio di 1 centimetro, infatti troppo poco, ma vabbè. E adesso vado a tagliare i miei 11 centimetri. Forse se li taglio così mi si rovina meno proprio. Ok, i miei 11 centimetri. E quindi vado ad incollarlo col biadesivo, ovviamente, perché dubito che la colla mi faccia, ma più che altro perché la colla scivola. Vado ad incollarmi questo qui.
devo incollarlo, giusto? Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi così, questo poi andrà sul retro così. E adesso, allora, iniziamo. Dalle verticali, quindi così, mettiamo il primo, il più semplice. Vediamo un attimo perché questo è leggermente più grande, avevo detto, vero? Sì, quindi devo posizionarlo. Allora, dovrò ritagliare probabilmente di nuovo questo ed è 18 e mezzo. Ok. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Poi andrà anche la rilegatura, la ritagliamo a 18 e mezzo. Allora, adesso una cosa che dobbiamo fare è posizionare il nostro adesivo. Questo modo e poi perché stavo pensando o lascio il bordo qui, quindi faccio come prima. Sono un po' indecisa su questa cosa. Adesso intanto qui dovrebbe essere più semplice togliere la pellicola protettiva, vediamo. Più semplice. Poi, invece di tagliarlo, quello che vado a fare, visto che è 1 mm, tagliarlo comunque sarebbe stato, no, non avrei mai usato quel pezzettino, quindi facciamo così. E questo vado a posizionarlo al primo posto. Questa sarà la rilegatura, nel senso che questo terrà il mio cartoncino attaccato alla pagina. Vediamo. Dovrebbe essere abbastanza dritto. Sì, così. Ok, questo è il primo. Poi, questo è il primo. Allora, posiziono per non sbagliare. Posso posizionarli qui, me ne servirebbero due, ma. Allora, questo lo posiziono. Lo posiziono tra il 17, quindi 1, 2, lascio 2 centimetri praticamente, perché questo l'ho posizionato a 21, tra il 20 e il 21, quindi devo fare tra il 17 e il 18, perché voglio la stessa distanza. Poi
Potrei anche volere 3 centimetri da così, e quindi se io lo faccio di 3 centimetri, 1, 2, 3, dovrei farlo tra il 16 e il 17. Potrei farlo anche di 3 centimetri, facciamo di 3 centimetri, quindi facciamo tra il 16 e il 17. Ripieghiamo lo scotch in eccesso, scotch adesivo in eccesso sotto. Quindi abbiamo detto 3 centimetri liberi, 1, 2, 3, quindi lo posiziono a 16, così. Poi questo lo rimetto a 20. E quindi cerco di andare dritto a 16. Così. Ok. Dritto. E faccio, quindi prendo il mio biadesivo e faccio più o meno questo lavoro per tutti. Momentaneamente sembrano delle sbarre. Poi che cosa dobbiamo fare? Devo prendere questi, che sono quelli da 21 centimetri, quelli corti, e fare questo, quindi posizionarli qui. Così. Questo è il primo. E poi cosa posso fare? Questa volta mi segno. Allora, avevo detto tra il 6 e il 7. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tra il 12 e il 13, e qui poi 1, 2, 3, 4, 5 e un po', infatti, perché poi andrà a, diciamo, a sovrapporsi, e quindi questo dovrebbe essere così. Qui non faccio altro che segnarmi la stessa cosa. Quindi abbiamo detto tra il 6 e il 7. 1, 2, 3, 4, 5, tra il 12 e il 13, e poi in teoria il 18 dovrebbe essere qui. E quindi me ne servono 1 e 2, di certo. E poi vediamo, perché per il 18 potrei mettere questa così, incollandola ovviamente. Con 1, 2, 3, 4, 5. Quindi intanto 1 e 2, mi preparo due strisce, questa volta lo so già, quindi metto in entrambi il biadesivo. Oltretutto avrei potuto incollarlo. Vabbè, non importa, così sta meglio.
qui è sporco, dopo lo andiamo a pulire perché tanto. Ok, andiamo a posizionare no, la nostra seconda. Adesso questo lo incollerò qui, così se trovassi la gomma cercherei anche di cancellare, ma in questo momento non la trovo, non c'è problema. Mi faccio un segnetto a 21 perché questo è, deve essere 21. Devo aver, l'ho rimesso a posto? No, è qua ancora perché questo invece mi serve. Adesso manca solo che mi. Ops. E questo andrà così. Leggermente, leggermente storto. Così. Ok. Ta-da, mi piace. Quindi, però per questo il biadesivo è improponibile, ne dovrei veramente tagliare troppo. Quindi per questo 1 2 3 4 5 e 6. Vado a posizionarmelo così. Premo un po' qui. È così. E poi, allora cosa uso? Questo? Questo che è più sottile. E me ne servono 1, 2, 3, 4, 5 di certo. E forse anche 6. Allora, devono essere di 12 centimetri, quindi 1, abbiamo detto 5, 1, 2, 3, 4. 4 e 5 allora mi segno il primo a 12 no a 11 che 12 11 11 2 anche se stavo pensando adesso potrei dovrei tagliarne un po' di meno ma non importa fare questo e questo metterlo così che è meglio tra l'altro questo è fantasticamente del quasi della stessa misura quindi vado tagliare questo pezzettino metto la colla in questo caso ovunque qua dietro l'avevo usato per provare a fare un'altra cosa ma non importa tra l'altro è dello stesso colore. L'avevo provato a fare un esperimento su un cartoncino grigio, ma a questo punto non è più di 11, ma penso di 10 e mezzo il nostro bastoncino verticale.
Andiamo a vedere. Ovviamente poi per il retro dovremo fare la stessa identica cosa. Quindi vediamo. Me lo segno qui. Quant'è? Giusto per curiosità. Dieci un po', 10 e 3 tipo. Vediamo se va bene. E va anche dritto. Quindi lo taglieremo tutti a misura così. Altro, mi sono orora ricordata che la mia vicina, parlo con me, lavora. Ah no, ho sbagliato. Lavora per un altro corriere, se no la mandavo lei a recuperare i miei pacchi. Niente, niente, devo, no, non mi posso rassegnare al fatto che mi abbia illuso dicendo che oggi mi sarebbe arrivato il pacco e poi non hanno rettificato, no, non ce la posso fare, è un dolore troppo grande. Ah, però lo potrei fare anche grande così, che ne dite? Anche così non è male, oppure così è meglio. Saltando questa. E sapete che mi piace di più? Allora. Sì. Ok. Questo avrei potuto farlo, ma non lo rifacciamo e rimane così. Avrei potute o dovuto farlo con del vellum. Però mi piace anche così. Giochi di trasparenze. Poi. E poi penso che fatto questo mi devo fermare per preparare il pranzo. E così. Sì. Questo è il nostro fronte. Devo valutare se metterlo anche qui. Che sarebbe così. Non lo so. Momentaneamente così. E
E quello che devo fare adesso è ripetere tutto il passaggio qua dietro, ovviamente, sono tornata. Allora, qui si è attaccato, quindi dobbiamo andare a fare il retro di questa pagina, ovviamente speculare al fronte. Io, come dicevo, per avvantaggiarmi, che cosa ho fatto? Ho già preparato tutte le cose da attaccare, perché tanto il procedimento l'avete visto, per cui non sto a rifare il tutto, anche perché inizieremo con la sagra del biadesivo, che non si vuole assolutamente, esatto, staccare. Oltretutto, ricontrollando quello che è stato registrato, non ci avevo pensato, ma c'è il mio riflesso nell'acetato. E non è un bel riflesso, vabbè. Non ci avevo proprio pensato a questo. Esattamente quello che abbiamo fatto prima. Ok. Dopodiché, queste sono le mie strisce verticali che andranno qui, per cui andiamo a togliere il biadesivo. Ok, e adesso quello che devo fare è attaccare 1, 2, 3 queste, che sono i miei orizzontali. Poi, anche in questo caso me li sono già tagliati a misura, quindi uno va qui. Ok, e adesso veramente dobbiamo solo aspettare che questo si asciughi. Ed è questo. Quindi, come vedete, questo è un lato, questo è l'altro. La mia pagina sarà attaccata qui, perché questa è la retta, solo qui, così. E adesso dobbiamo fare lo sfondo per questo. Usiamo ancora questa posizione, in questa maniera, sì, e uso questa. Quindi questo sarà il mio fondo. Ovviamente ancora devo pensare alla struttura, quindi potrebbe essere un fondo che poi viene usato poco. Vediamo. Quindi la userò da questa parte. Ok. Questo sarà così e si aprirà.
fondo. Però, visto che così è poco. Allora, anche perché questo va tagliata, ma questo va incollato prima, quindi il fondo, come sempre, lo faremo dopo, ma intanto lo so, sarà questo così. E però la mia idea è, allora, questo è il mio fondo, non lo perdiamo di nuovo. La mia idea è creare qualcosa qui. Vediamo se più o meno l'altezza è giusta, sì. Deve essere comunque più alta di questo. Ok, quindi togliamo, spostiamo. Allora, mi vado a fare una piega come sempre da 1 cm, che è la mia aletta. Poi mi preparo la mia pagina, che non la voglio comunque di 21 cm. Che tra tutto la faccio leggermente meno, poco, 3 mm in meno, quindi 27, 20 centimetri, 7. Ok, e questa andrà qua. Questa sarà la mia aletta. Dunque, dobbiamo ricordarci che questo si apre così da questa parte, quindi questo si apre così e così. E poi avremo questo che si apre così. Ok? E cosa ci posso fare qui? Adesso ci penso. Allora, prendo, a questo punto guardo qui tra i miei residui, perché qui invece di residui per fare dei collage ho, ne ho. Quindi io ho tanto più spazio, avete visto? Allora, mio fronte. Allora, tecnicamente potrei utilizzare tutto questo foglio. Farlo 20x20 e passa la paura. Però dipende da quello che voglio fare qui. Perché se qui faccio una cornice mi sta bene, altrimenti poco. Ok,
Questa mi sa che è la migliore, perché è di 10 centimetri, sì, per 12 e 4, però a dimensione è quella che mi piace di più. Quindi, come sempre, questo lo tolgo, così abbiamo preso una decisione. Questo, ops. Come sempre facciamo la nostra cornice di mezzo centimetro. Quindi avremo questo così e questo così. Ok, così. Va bene, dunque, cosa vado a fare? Questo me lo incollo e poi, come larghezza va bene, come altezza è leggermente lungo, quindi lo rifilo un po'. Comunque, avevamo abbondanti centimetri per rifilarlo, quindi va bene. Oggi siete felici in un canto. Oggi in un canto. Tra l'altro vi ho detto che mi sono ostinata per fare il presepe. L'anno scorso mi è venuta la meravigliosa, direi, perché secondo me è meravigliosa idea di fare una cascata nel mio presepe. L'acqua vera, cioè una cascata vera, quindi ho comprato la mia pompetta per il ciclo dell'acqua, quella è tipo d'acquario, e ho fatto la mia struttura, il mio laghetto, e visto che non sapevo come impermeabilizzare tutto, ho comprato il cemento e ho fatto una struttura in cemento, quindi ho una cascata che pesa circa 10 kg e l'anno scorso era perfetta. E purtroppo ieri ho iniziato a fare il presepe, oggi avrei dovuto terminarlo perché era un po' piatto, mancavano alcuni dettagli, vabbè, ieri non sono riuscita a terminarlo ieri, anche perché poi appunto mi sono ustionata al dito e ho dovuto fare altro. Stamattina, quando vado a così controllare che tutto sia a posto, a vedere, perché l'intenzione era poi lavorarci nel pomeriggio, mi sono accorta che il muschio, che poi è muschio finto, era bagnato. Quindi ho guardato, 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 la mia cascata perde acqua quest'anno. Quindi ho dovuto smontare tutto e niente. Ho smontato tutto, adesso sto aspettando che si asciughi per poi capire da dove viene il foro. Perché poi dovrò, penso, andare a cementare. Ho già idea di come fare, ma spero
Speravo di non doverci mettere le mani quest'anno. Probabilmente è stato messo in garage, non so se col freddo. Adesso non è un lavoro. Non sono un muratore, quindi non è un lavoro di fine. Per cui probabilmente qualcosa non è andato come previsto. Forse col freddo sono un po'. Non so, secretato. Non lo so. Allora, adesso voglio. Visto che comunque così mettere una di queste, metterò questo che è una delle mie preferite. Questo e questo l'avevo già usato, vi ricordate? Anzi, no, visto che qui siamo fuori, metto questa. Uso quelle altre forbici anche perché hanno un'impugnatura più grande e faccio meno fatica. Non mi entra. Ah, non mi entrava, se no. Quindi. Ok, questo fatto, a questo punto faccio così, la metto tra i miei ritagli, visto che è già così. Quindi qui mettiamola qui dove ci sono i ritagli piccoli, dove c'ho tipo questi, quindi questo e questo, e questo lo sposto e vediamo, però è grande. Potrei farlo sopraelevato questo. Così. 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 Sì. Quindi ho bisogno di un pezzettino di cipolla. Posso usare questo. Così. E così, perché quello che voglio fare è che comunque qui la foto ci stia, quindi prima incollo questo, perché voglio comunque che qui ci sia tutto lo spazio per la foto, quindi. Questo va qui, questo va lì vicino. In questo modo. Quindi così. E poi questo va così. Ok. In modo che poi la foto abbia tutto lo spazio fino in fondo. Quindi
vado a posizionare la colla qui, così so esattamente che questa è la parte che verrà incollata, perché è quella che voglio incollare. E questo è così. Potrei fare un'ulteriore finestra, quindi questo posso lasciarlo. Questo vado a tagliarlo. Tagliamolo un po' più corto e vediamo. Sono residuati di cose così. Voglio essere certa che questo sia dritto. E pare di sì. Tagliamo un altro pezzettino nel dubbio. Ok. Adesso, allora, cose sono due. O lo faccio così, o lo faccio in altro modo. Intanto mi taglio la mia altezza. In modo da eliminare questo taglio. Dovrei riuscire a eliminarlo. Sì, giusto, giusto. Questo l'ho fatto perché avevo tanta confusione e ho tagliato direttamente sopra il foglio. Ok, allora, perché? Questo si gira così, questo si gira così, e l'idea era o faccio questo che si apre così, oppure ne faccio due così. In questo caso me ne servirebbe un altro foglio e magari esattamente questo dalla parte. Vediamo un attimo. Vediamo. Non so dove arriva, ma comunque. Uno, giusto da vedere se è sufficiente. Fortunatamente poi queste parti con la colla verranno coperte perché non le posso vedere. Però sì, dovrebbe essere sufficiente. E qui era carino da aprire con. Allora, intanto chiudiamo bene questo. Così. Allora, tu arrivi qua. Così. Visto che qui è molto sporco, io faccio così. E faccio così. E la mia piega è qua, così tolgo tutta la parte sporca, però ho riciclato un pezzo di foglio, altrimenti avrei dovuto usarne ancora.
Invece in questo caso, essendo anche cartoncino che poi va ricoperto, non riciclarlo. Quindi così e così. Quindi questo va così e questo va così. Non proprio. Questo uno un po' più alto, uno un po' più basso, un genio. Rifiliamo un pezzettino perché comunque li voglio uguali. Dovrebbero essere giusti, spero. Sembrerebbe di sì. Ok. Quindi vado a incollarli. Incollo prima questo. In questo caso avevo pensato di fare una porta, quindi fare tipo i fuori. Adesso vediamo. Allora, intanto il verso momentaneamente ci interessa poco perché va incollato, ancora non abbiamo la carta decorativa. Poi dopo dovrò metterlo non al contrario, non sotto sopra. Incolliamo anche qua. Incolliamo anche questa parte. Cercando di farlo dritto, perché sennò così e così. Questi così, quindi avremmo questa. Avremmo questo così. Quindi queste così e queste così. In questa maniera. Quindi questa sarà tipo una porta che dà all'esterno a questo punto. Così e così. Ok, questo è. Poi si apre in questo modo. Qui abbiamo questo, per qua sotto penseremo a qualcosa e questo si apre. E qui abbiamo 1, 2. E ora continuiamo a lavorare su questo. Allora, 1, 2.
veramente mi basterebbe un foglio. Un foglio, non lui, non lei. Non lo so. Questo. Questo così. Si apre sulla grande onda. Quindi. Togliamo la prima parte. Sì, perché uno è leggermente più grande, ma non mi interessa. Quindi tu vai qui e poi tu. Questo bisogna tagliare un millimetro, sì, perché sennò mi sborda. Così, pochissimo, giusto per metterlo in pari. Ok, così. Lo posso incollare già? Così, allora, questo può essere usato? Troppo lungo e un po' rovinato, quindi no. Quindi no, perché questi si vedono ovviamente. Perfetto, trovato. Allora. Però evitare di coprire la grande onda. Quindi potrei mettere. Così. Vediamo. Potrei usarla con la caldo. Allora, facciamo così.
l'olio pulito intanto, quindi si è sporcato. Vediamo se riesco a pulirlo, perché altrimenti cambiamo. Allora, proviamo con quest'altro. Comunque, come vedete, sto semplicemente girando il cartoncino nero. Come prima. Così. Questa volta però ho di evitare il problema dell'altra volta, anche perché dovrebbe bastarmi. E tra l'altro l'ho fatto giusto giusto, quest'altro lo faccio un po' più grande, perché la mia intenzione è solo che rimanga chiuso, non deve essere. Cioè, non si deve aprire, non dovrebbe, cioè, anche se facessi questi dei passanti, tipo quelli di pantaloni un po' più larghi, non dovrebbe essere un grandissimo problema. Così, poi prendo le misure dell'altro. Esatto, a me era un po' troppo. Esatto, così va bene comunque. Quindi vado a fare l'altro.
Allora, perché non avendo preso le misure voglio farlo uguale, ma non è mica facile. Dovrei averlo fatto giusto. Sono andata a occhio, eh. Tanto l'avrete visto. Mi sa che ho messo a storto questo. Dritto però ci andiamo. Dritto è stato raddrizzato. È stato anche accorciato perché mi si è spostato tutto, perché ovviamente andando a occhio il primo viene, il secondo no. Vediamo la grandezza giusta. E quindi uno, due, dunque. Uno due. Vediamo perché è storto. E due. È forse un po' troppo grande. Vediamo, ci ragiono perché poi comunque posso sempre cambiarlo. Perché così è meglio. Così e così. Vediamo, comunque questo si toglie poi. E questo si aprirà così e così. Questo è così. Ok? Adesso andiamo a pensare a come decorare il dentro. Questo rimane così. Probabilmente aggiungeremo anche qui scritte di lato, ma diciamo che è fatto. E adesso pensiamo al dentro e ragiono anche su questo. Quindi pensiamo a come decorare questa parte.
E intanto vi dico, qui ho tolto la chiusura che avevamo messo perché assolutamente non mi piaceva. Ovviamente si erano tolto un po' di carte, quindi ho messo questi semplicemente da delle strisce. E non mi piaceva. Quando l'ho rivista non mi piaceva, ci ho ragionato. Allora, per il dentro ho pensato di fare qualcosa di molto semplice. Qui c'è il mondo, ma vabbè. Allora, semplicemente di crearmi due tasche della larghezza di 20 cm e 5, in realtà sarebbero 20 e 4, ma praticamente è la larghezza di questo, e una alta 6 cm e mezzo, che è quella che andrà sotto, e un'altra alta 8 cm. All'altezza, nell'ultimo centimetro, qui ho segnato con le alette a 1 cm, ovviamente. Qui praticamente farò praticamente questo taglio, in modo che quando lo andiamo a incollare, questa si incastri con questa qui. Ok? A 1 cm. Potete farla anche più di 1 cm se la volete un po' più giù, però per fare in modo che questo e questo vengano così, ok? Perché questo? Perché in questa maniera io avrò la prima tasca che sarà così, la seconda tasca, che sarà ovviamente più leggera perché andrò ad attaccare solo i bordi, sarà una tasca. Adesso prendo i rimasugli di carta che ho, ops, fino alla fine, e andiamo ad attaccarle. Quindi attacco prima la mia. Come sempre ho usato in questo caso dei residui di carta, e le due alette le ho messe posticce. Ho messo le alette perché per fare questo incastro, altrimenti non sarebbe mai venuto. In questo modo poi la struttura di questa mini pagina, di questo mini inserto all'interno della nostra pagina sarà terminata e potremo ovviamente decorarla a nostro piacimento. Ah, scusate, non avevo. Dicevo, ma non ho fatto qualcosa. Fortunatamente ancora non era incollato. Non avevo messo il mio bordino, altrimenti andava tutto giù. Quindi riposiziono il tutto. Cerco di riposizionare tutto bene, anche in modo che questa si chiuda. Quindi posso, allora, perché è, diciamo, un po' giusto. Ok, questo si chiude, quindi vado a, come sempre, a ok. Ed ora vado a inserire questa. Questa, ripeto, qui abbiamo 1 cm, abbiamo tagliato queste due alette, quindi completa risulterebbe così, e vado a inserirla in questa maniera. Così. Questo mi permetterà di inserire comunque della carta fino in fondo. È andato un po' storto, adesso la raddrizziamo, e di avere. Qui non troppo appesantito, perché per fare due carte avrei dovuto appesantire altrimenti la struttura. Anche questo non è una mia invenzione, ovviamente. Io guardo i tutorial delle altre e poi prendo i trucchi. E questo, secondo me, è un trucchetto fantastico. Altro trucchetto sarebbe di fare tutto dritto. Ecco, sarebbe una bella cosa, vediamo.
dovrei essere riuscita a posizionare tutto dritto. Ok, a questo punto l'unica cosa che resta da fare è decorare, quindi qui poi ci andranno due tag, vediamo, tipo, ecco, queste ce le ho piccole, una e due, così adesso ho posizionato quelle giusto per ricordarmi, vediamo se. Questi sono tutti i residui delle cornicette. Vediamo se c'è qualcosa uguale che posso usare. Queste due sono uguali. Perfetto. Quindi una e due. Qua ce ne andrà una grande che poi mi farò. E ora non resta che decorare queste due parti qui e questi laterali. Scegliamo semplicemente che carta usare. Questi li togliamo, li tolgo e uso questo, poi raccolgo quell'altro e scegliamo la carta. Per scegliere la carta io direi di iniziare proprio dalla carta che mi è avanzata senza utilizzarne altra, ovviamente. Quindi per decorare questa, io avevo pensato, ho controllato e non ho abbastanza ritagli. Quindi pensavo intanto questa, con questa decorare questa, semplicemente facendo così, tagliando tre pezzi in questa maniera. Quindi la larghezza dovrebbe andare bene. No, forse bisogna ritagliarne un millimetrino. Esatto. Non prendo neanche le misure perché veramente è un'inezia quello da tagliare. Perché è giusta giusta, quindi vado a tagliare. Ops. Come sempre qui cadono cose. Questo. Cioè, non dovrebbe esserci altro. Poi con la mia matita vado a segnarmi le mie misure e voglio fare tipo come con la luma cascata, quindi questo è il primo e me lo taglio. E lo incollo subito. Così. Tagliato forse troppo poco, ho sbagliato il segno perché può essere. Quindi riprendo. Ora dovrebbe andare bene, ho tagliato ovviamente sotto, vediamo, sì, ok, e procedo subito ad attaccarlo.
Poi questo così cerco di metterlo bene in modo da comunque averlo il più dritto possibile. L'ho messo al contrario perché semplicemente non tornavano le figure, quindi ho dedotto di averlo messo al contrario. Ok, anche questo. Forse ci sarà un bordino piccolissimo da rifilare, ma non importa. Ho le mani macchiate, scusate, ma colpa delle decorazioni di Natale. Ma ormai lo sapete. Così, perché mi sono accorta che queste non sono andate su perfettamente, quindi sono un po' storte, però così dovrei. Sì. È questa che è andata su un po' storta, ma ormai non ho intenzione di assolutamente staccarla. E quindi, e comunque, è il bello delle cose fatte a mano, io credo. Anche perché di errori nei miei album ce ne sono più che in abbondanza. Voi cercate, io dico sempre, di essere più precisi di me. E questo dovrebbe essere sufficiente per sopra, vediamo. Vediamo un po' intanto il verso perché sennò non mi ritornano le immagini. No, infatti l'ho sbagliato. Così. Perfetto. Sì, era questo che era un po' storto. Lo so, si vede, ma tanto me ne sono accorta ora con la carta, quindi chi sono io per andare a scollare tutto? Quindi non me ne vogliate. Io ammiro tanto quelle creative che riescono a fare tutto senza sporcare, senza andare storto. Ma sono proprio brave. Perché a questo punto mi chiedo, è un problema mio che non sono precisa, sono frettolosa. Non so, veramente, poi mi ci metto d'impegno, cerco di andare dritta, ma il risultato è sempre. Questa era così, ok? Poi qui ce ne andrà un'altra e devo trovare il lato per questo. Vediamo, sai, tra i residui. Allora, tra i residui c'è questa grande, che è sempre questa, però direi che, anche perché tanto non mi basterebbe, quindi eviterei proprio. Vediamo tra gli altri residui. Che cosa c'è che potrebbe essere utile? Questi no, sono tutte tag da ritagliare. Ok. Allora, abbiamo questo che potrebbe, esatto. Allora, quello che lì sta perfettamente. Poi abbiamo questo che qui sta perfettamente e quindi direi che il primo punto l'abbiamo fatto o così o così, no, direi così perché qua c'è un pezzo di pesce e non ci piace. Quindi quello che vado a fare io è per prima cosa attaccare questo. Vedete, questo è il retro famoso del Midori del quadernino che è stato
plastificato e poi si è praticamente, quando sono andata a sistemarlo per ripiegarlo e tutto, si è la plastificatrice, la plastificazione si è completamente aperta. E quindi, però, essendosi rovinato solo da un lato, almeno io sono per usiamolo dal lato che può essere utilizzato. Poi, quello che dobbiamo fare è questo. Ok, questo si piega, perfetto. E adesso passiamo qua, quindi questo dovrebbe andare tranquillamente perché le misure le ho prese. Adesso devo trovare qualcosa da riempire qua e potrei avere questo, ma non è della misura adatta, quindi niente. Questo lo stesso, questo, vedete, alla fine. Tutto, ma li usavo da questa parte, anzi no, visto che la fantasia è la stessa ma le dimensioni sono diverse, mettiamo questo qua. Bisogna tagliarli tutti e due, ma di pochissimo. Vediamo. Sì, perché ma proprio anche in questo caso 1 mm, proprio il bordino così. Ok, vediamo, lo mettiamo qua, perfetto. Poi magari quando mi arriva, oddio, non mi piace e quindi poi la termino in un'altra maniera. Però, visto che ho iniziato il lavoro con l'acetato in questa pagina, volevo terminarlo. Ok. Per cui la lascio in sospeso veramente un attimo, perché vi spiego. Allora, riprendiamo tutto, che è qua, ok, perché la mia idea era quella di, allora questa è la pagina che va attaccata qua, no? Se non ricordo male, no, che va attaccata qua. Allora, questo va così. Questo era lo scopo, no? Abbiamo detto. O anche un po' più giù, adesso vediamo comunque. Questo era qui. Questo doveva stare qui. Però
però io qui sotto volevo fargli un'altra pagina, diciamo così, di acetato, visto che l'ho ordinato, che dovrebbe essere una 4, perché dovrebbe essere decorato. Però ovviamente voglio vedere prima come sta, perché altrimenti procedo con la decorazione normale. Quindi la lascio in sospeso solo per questo motivo. E mi preparo, intanto vado a pensare a qualcosa per il retro. Ma promesso, solo questa volta.